Oh, c'è il TG Juggling. Ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling. Sono sempre io, il vostro Geo il giocoliere, per una nuova puntata su tutte le novità riguardanti il mondo della giocoleria. In realtà le novità non riguarderanno solo il mondo della giocoleria, ma anche la puntata stessa, e ve ne accorgerete fin da subito. Questo mese infatti non sentirete solo la mia voce, ma a commentare le notizie con me ci sarà anche parte della redazione. Mandiamo quindi in onda il primo servizio realizzato da Chico Federico Strada e dedicato ai videoclip e agli artisti del mese di ottobre. Questo mese di ottobre ha sicuramente ricevuto l'influenza della JJF, la convention giapponese. Infatti è stato pubblicato un vero e proprio catalogo di trick, raccolti in tre video compilation, perfetti da spulciare se qualcuno stesse cercando ispirazione. Come primo vi presentiamo Japanese Dual Sticker, un'incredibile collezione di sequenze rigorosamente con due Devil o Flower, che ci ricordano quanto apprezzano questi strumenti nella terra del sollevante. Per gli amanti delle clave, ben 16 minuti di chi più ne ha più ne metta. Trick e sequenze per tutti gli stili e gusti, dal passing al contemporaneo. Per tutti gli altri attrezzi vi presentiamo l'after video della convention. Tra Cigar Box, Diablo e poi ce n'è davvero per tutti i gusti. Naturalmente il tutto condito dai classici sorrisoni e partecipazioni da tutto il mondo. Chiudiamo con Mr. Aime-chan che ci delizia con i suoi movimenti fluidi e armoniosi. Attraversiamo l'oceano per recarci in Messico, dove Banana Juggling ci propone tre video accomunati da sonorità chill e lounge. Daniel, di MNT, ci presenta sequenze da 3 a 5 clave. Multiplex, sideswap e box di sicuro non gli mancano. Un video decisamente più genuino, quello di Gerardo Avila, in arte Goofy, che però abbandona le clave e ci ricorda che se sei sudamericano non puoi farti mancare 7 palline e il classico rebote, conditi con sideswap e belle sequenze 3 palline. Rimanendo in Messico, Garcia Sebastian ci presenta uno stile solido ma allo stesso tempo molto morbido con i suoi diabli. Linee pulite e una grande calma ci accompagnano in queste belle sequenze da 1 a 3 diabli. Direttamente dal Cile, con buone riprese e un editing interessante, troviamo Daniel Monsalves, che ci trasporta con la sua energia e tecnica tra belle sequenze di movimento e body throws, ma anche interessanti stalli con 4-5 palline. Torniamo in Messico, tra location ricercate e minimaliste. Mauricio Gomez con le sue clave ci delizia in uno stile ampio e visuale. Nella seconda parte, tra geometria e cemento, raccoglie infinite combinazioni tra body roll e contact. La comunità Hooper ci presenta un coloratissimo video stile quarantena. Body roll incredibili, sequenze di toss non indifferenti e belle transizioni ci propongono una grande varietà di idee e stili. Come si dice, dai vincoli nascono opportunità. Così Emma Ornell e Grace May Marshall ci presentano questa interessante ricerca. Tra passing e movimenti adattati si intrecciano letteralmente componendo queste bellissime coreografie. Come dice il titolo, possono essere sufficienti un ponte e delle palline per fare un buon video. A Bridge in Portland riporta sulla scena Spencer Andreoli. Palline gialle, sideswap a non finire e variazioni sul tema confeziona un incredibile video che è un piacere da guardare. E per chiudere in bellezza, Butterfly, Butterfly, ancora Butterfly, fino a giocare 6 poi. Jeremiah Jacobs ci ipnotizza con questo fantastico attrezzo e il suo stile personale. Da sequenza 3 poi in una mano a una cascata a 5, passando per bellissime transizioni e figure. Non possiamo che raccomandare questo video a tutti gli appassionati dei poi. Ed è già pronto per noi il nostro inviato speciale Matteo Di Gaetano. Non sta partendo il servizio, scusate. Sì, regia,
ce l'avete? Ah, come non c'è il servizio? Cioè, ah, una foto. Ok, mandatela. Va bene. Da Matteo Di Gaetano arriva la seguente foto. Ok, a quanto pare oltre alla foto è arrivato anche un messaggio che adesso vi leggo. Ciao Geo e amici del TG Juggling, mi trovo nel deserto del Sahara, come si evince dalla foto, in viaggio per raggiungere l'Uganda alla ricerca di nuovi talenti circensi nella capitale Kampala. Conto di giungere a destinazione per la prossima edizione. Vabbè, lo speriamo anche noi, d'altronde da quelle parti comunque ci sono degli artisti incredibili, ma noi proseguiamo il nostro TG con il prossimo servizio. Eh già, perché ogni mese viene spostato più in là il limite della giocoleria e questo si evince soprattutto dal nostro secondo servizio curato da Rachele Ferraro e dedicato ai record e ai trick assurdi. Iniziamo la carrellata con Aramis Gonzalez dall'Argentina, che sigla il record di 6 anelli su Rola Bola con ben 237 prese. Non contento, va anche agli 8 anelli in Half Shower con 37 prese, e anche questo è record. Ancora un record sempre da Aramis, può vantare i 10 anelli isolati, ben 14 prese, rompendo il record di Willy Colombaioni che si era fermato solamente a 13. Ci spostiamo di giusto qualche chilometro e anche di attrezzo e arriviamo in Germania, dove Max Kuschmirz, fedelissimo, sigla il record di 5 palline in 7-4-4, tenendole ben 28 minuti e 3 secondi, ma non solo, perché inizia il sideswap entrandoci con stile con un 5-up 360 pirouette. Proseguiamo con i record di Max, che aggiunge una pallina, siglando il record di 6 palline in 7-5-6, per 30 minuti e 16 secondi. E ancora 7 palline in 8-6-7 per 1 minuto e 59 secondi. E ancora, sempre una pallina in più, 8 palline in 9-7-8 per ben 169 prese. E torniamo in Argentina per l'ultimo record di questo mese, 8 palline in half shower per 1 minuto e 18 secondi, siglate da Enzo Nicolas Agüero. Apriamo ora la sezione trick assurdi con la stilosissima Elia Tzu con 3 hop Bramson sulla giraffa. Segue Titi dalla Francia con un sacco di balance tosti con le clave in un'unica sequenza. Dima, 5 palloni 5 up 360 con un pallone che torna in bounce e continua con gli altri 4 in cascata. Sempre trick pazzeschi dal Giappone, questa volta è Shun Onozawa a strabiliarci con un B97531 che termina in un shower. Dall'Italia ci sono Alice e Ciala con un bellissimo trick che unisce giocoleria e mano a mano. Marvin Hong, che in questa sequenza di clave unisce tecnica ed estetica. Yegory, dalla Russia, ci dimostra come si può unire l'acrobatica alla giocoleria. E chiudiamo la sezione trick assurdi con gli incredibili Malkusia e Ilia, che ci affascinano con un passing di anelli LED fichissimo. Che dire, di fronte a questi trick rimango sempre basito, è incredibile fino a che punto si possano spingere alcuni giocolieri e sembrano dei numeri davvero irraggiungibili, ma la sensazione per chiudere questi numeri è la stessa di quella che proviamo noi chiunque quando riesce a chiudere finalmente un trick. Magari già chiuso da qualcun altro, magari non paragonabile a quello di questi mostri tecnicamente parlando, ma che ci riempie di enorme soddisfazione. Siamo quindi felici di condividere con voi questa clip inviataci da Nedo di Gianluca e Marco, che dopo 2 anni sono finalmente riusciti a qualificare 9 clave in passing. A loro e a tutti quelli che continuano a provarci per raggiungere i propri personali piccoli o grandi obiettivi va il nostro 5 alto virtuale, che potrebbe anche diventare reale se ci incontrassimo in una delle prossime convention e festival che si tengono in tutto il mondo e che vedete qui scorrere di fianco a me o che trovate nella lista in descrizione al video. È giunta l'ora dell'ultimo video commentato da Matteo Casella, giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese appena trascorso.
qual miglior modo per combattere la meteoropatia autunnale se non guardandosi la nuova sfilza di video provenienti dal Giappone filmati nella recente convention nazionale? Ben 4 nuovi video di trick filmati alla convention, divisi in base all'anno di nascita dei giocolieri. Pulizia dei trick, buon umore e chiusure da samurai sono sicuramente 3 tratti caratteristici che rappresentano lo stile unico della giocoleria nipponica. E sempre dalla JJF 2023 abbiamo un intero video di 10 minuti che raccoglie esclusivamente trick fatti col Devil Stick, ma anche qualche Flower Stick. Per chi segue TG Juggling, sicuramente Cinzia è un viso noto, ma ora sappiamo finalmente come fa a essere così forte. Non smette mai di allenarsi, persino mentre pulisce casa o si prende cura dei propri figli. E quando si parla di multitasking, Gun Hill Curling non è sicuramente da meno. Dalla Svezia ci delizia con un trick di balance mentre suona contemporaneamente tromba e violoncello. Da una scuola di cocktail di Madrid, Youssef ci mostra come far roteare in aria vassoio, bicchiere e bottiglia senza far cadere nulla. Pazzesco, mai visto niente del genere. Dopo aver visto Barbie impersonificare tutti i ruoli e i mestieri del mondo, ci mancava solo Barbie giocoliera. Infatti eccola qua, alle prese con un flower stick. Tetsu, dal Giappone, ci mostra come i coni di plastica possono essere giocati come due devil stick. Tenendo addirittura un cono in testa, ci fa vedere che è veramente un trick che riuscirebbe a fare ad occhi chiusi. Ma ottobre è anche il mese di Halloween, ed ecco Rosalie Ash che ci mostra come riesce a fare levitare in aria una scopa, diciamo con poteri quasi magici. Al termine anche questa puntata, che è una puntata speciale visto che ci sono state un po' di novità, ma non è una novità quella che vi sto per chiedere, cioè quella di lasciare un like se vi è piaciuto il video, commentarlo e soprattutto condividerlo e diffonderlo con amici, amiche, giocolieri e giocoliere. Poi se vi scappa un'iscrizione al canale è ancora meglio. Io come sempre e ancora di più questo mese ci tengo a ringraziare la redazione per l'aiuto nella ricerca degli artisti e per aver prestato anche le proprie voci nel commento ai servizi e ovviamente a Juggling Magazine, il nostro media partner. Anche per questo mese da Geo è tutto, noi ci vediamo fra qualche giorno nel canale dell'IJA con le Juggling News in inglese e fra un mese per la nuova edizione del TG Juggling! Sì, adesso devo andare in Uganda, io scherzavo, cioè ero nel Sahara, stavo andando per gli affari miei e niente, adesso devo andare in Uganda, un attimo solo che... eccolo, l'agenzia. Pronto, salve, agenzia viaggi, chi viaggia da 6 viaggia per 3? Salve, sì, sono Matteo, l'inviato speciale del TG Juggling. Voi organizzate viaggi anche per l'Uganda?